Bene, buonasera. Grazie a tutti della vostra presenza. Swissquote.it è il nostro sito. Questa sera siamo con Donatello Lucente per imparare i segreti dell'Ichimoku applicato al DAX. Buonasera, Donatello. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Chiedo scusa anche da parte mia per quanto riguarda questi problemi Pignus tecnici. dice andiamo davanti ad oltranza, non c'è problema, dai, sempre operativi. Chi siamo? Lo dico per tutti, è normale che ci conoscete, però abbiamo più di 320 iscritti al webinar di questa sera. Swissquote Ltd, una società di Swissquote Bank, uno dei primi fornitori di servizi online su Forex e CFD al mondo. Il gruppo Swissquote ha uffici a Londra, Zurigo, Berna, Malta, Glen, Dubai, Hong Kong, con un brand noto e ben riconosciuto. Abbiamo un modello di esecuzione STP, non siamo market maker. Andiamo direttamente sul mercato interbancario a prendere i prezzi e in più applichiamo il nostro spread. Tra l'altro arriviamo anche da un mese molto interessante per quanto riguarda la borsa, la capitalizzazione di Swissquote è salita notevolmente. Swissquote è regolata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority con numero 562170 e registrato presso la Consob come società senza succursale, infatti vi sto parlando da Londra, noi siamo a Londra e facciamo business da Londra verso tutta l'Europa, comunque copriamo poi tutto il mondo, noi ci concentriamo, io Stefano Gianti con i miei colleghi, ci concentriamo ovviamente più che altro sul business italiano. Swissquote offre la possibilità di farti accedere al mercato su diversi strumenti finanziari, Forex, più di 70 copie valutarie, metalli preziosi, oro argento, materie prime e indici azionari. Molto interessante l'offerta, tra l'altro soprattutto proprio in particolare sugli indici azionari, perché ormai da più di 6 mesi abbiamo inserito questi prodotti che vi faccio vedere proprio dalla piattaforma. Se non li vedete immediatamente quando aprite il vostro conto reale, il vostro conto demo, cliccate con il tasto destro, andate a cliccare su Mostra tutto, scorrete in basso e vedete questi che sono in azzurrino, che sono gli indici come il Dow Jones 30, il Nasdaq 100, lo Standard & Poor's 500, lo SMIC, l'indice elvetico, il DAX 30, il più scambiato in Europa, l'Eurostoxx 50, il CAC 40 francese e il FTSE 100 inglese, che scambiano a 1 euro punto per gli indici europei, 1 dollaro punto per gli indici statunitensi e così via. Quindi, ad esempio, se ora volessi impostare un trade sullo Standard & Poor's, per esempio, mettiamo ad esempio un grafico 15 minuti, vedete qua scriverò che valore dare al punto. Io mi voglio esporre con 20 dollari a punto, scrivo 20, mi voglio esporre con 1 dollaro a punto, scrivo 1 e 1 e multipli di 1. Ok, questo è un prodotto davvero molto interessante. Stasera in particolare parliamo anche di strategie da applicarsi sul DAX. Questo è il DAX, vale 1 euro punto. Voglio fare 25 euro punto come future, scriverò 25, voglio fare 10, scriverò 10, eccetera, eccetera. 1 e multipli di 1, vi ricordo, questo è importante. È un prodotto davvero molto interessante. Lo spread è fisso durante l'arco della giornata, è 1,4, qua vedete 2,0 perché è 1,4 negli orari più liquidi, il DAX è più liquido dalle 8.02, questo è l'orario di Londra, quindi 8.02 italiane fino alle 21.55 è permesso di tradarlo, diciamo, ok? Quindi dalle 8.02 italiane alle 21.55 e in particolare dalle 8.02 alle 17.30 ha uno spread di 1,4 quando è maggiormente liquido anche l'azionario aperto e poi passa di 2 lo spread, quindi spread davvero molto convenienti, in particolare sullo Standard & Poor's invece se si scende addirittura a 0,50 soltanto. Per chi fa le valute invece l'euro-dollaro parte da 0,8 e ci approvvigioniamo direttamente sul mercato interbancario. Potete fare trading con la MetaTrader 4, la MetaTrader 5, la MetaTrader 4 è la piattaforma più conosciuta al mondo, più utilizzata. Io consiglio di utilizzare vivamente la MetaTrader 4, c'è anche la versione web accessibile dal nostro sito swissquote.it. Si va in alto, login live o login demo, sulla sinistra c'è scritto website e poi si fa l'accesso. Se non avete ancora mai scaricato la piattaforma, andate sul nostro sito swissquote.it, in qualsiasi punto c'è scritto o prova una demo o apri un conto reale a vostra scelta. Potete farlo anche subito, nel frattempo che state seguendo il seminario, mettete nome, cognome, paese qua in automatico avete l'Italia perché va a pescare il vostro IP, qua mettete il vostro cellulare, qua mettete la vostra email, dove immediatamente riceverete la password e login e password per accedere alla vostra piattaforma. Io vi consiglio la MetaTrader 4, ok? Bene, poi andiamo subito al punto. Il seminario di oggi è stato sviluppato per
utilizzare efficacemente l'indicatore Ichimoku e capire come impostarlo nella piattaforma MetaTrader 4. Aprire e gestire il rischio direttamente dal grafico. Io vi proporrò, se volete, un tool che vi permette di gestire il rischio completamente in maniera assolutamente efficace. Creare le basi per essere indipendente nella valutazione del singolo trade in modo da poter fare trading con un certo successo. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che tutte le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. CFD e Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, infatti noi ci assicuriamo ogni qualvolta qualcuno apre un conto trading, lo fa direttamente da Swissquote.it, che possa farlo, possa tradare in serenità. Mi raccomando, bisogna capire le condizioni, bisogna capire le modalità prima e per questo ci siamo. 800 148 261 è il nostro numero verde. Parliamo poi dell'indicatore money management direttamente quando magari impostiamo un'operazione. Danni, da cosa iniziamo il tuo discorso? Da cosa vuoi iniziare questa sera? Allora, innanzitutto due parole, non troppo sulla strategia, sulla spiegazione base, perché il tempo magari è tiranno, però dovremo, probabilmente riprenderemo il tutto con un percorso vero e proprio, partendo magari dalle basi, poi sviscerare fino a Da questa verificare. sera sì, vorrei essere operativo, però è poi normale che tutti devono capire, ecco, perché questo è Certo, sempre innanzitutto stiamo fondamentale. parlando di un sistema, viene identificato come il termine che utilizzano tutti è indicatore, a me piace più il termine strategia o sistema, in quanto Ichimoku o Ichimoku come fanno molti, è una strategia che è completa. Innanzitutto è una strategia molto importante da dire che è trend following, è una strategia quindi che nelle giornate tipo quella di oggi. Basta vedere anche i time frame minori, tipo il minuto, insomma, si può cavalcare alla grande. Una strategia trend following, quindi praticamente insegue la tendenza dominante. È una strategia che teoricamente soffre un po' nei momenti, come tutte le strategie trend following, soffre nei momenti di lateralità, ma poi andremo ad analizzare con calma anche nei prossimi seminari come i momenti di lateralità sono comunque evidenziati dal sistema e quindi è possibile riuscire a non entrare quantomeno, quindi riusciamo a filtrare molti falsi segnali. E come tipo di strategia possiamo anche far vedere il template che ha la MetaTrader 4 e magari accanto far vedere il template che io utilizzo, perché è un tipo di sistema che molti vorrebbero avvicinarsi, si avvicinano anche, però magari rimangono un attimino colpiti dal template che la MetaTrader ha. Quindi l'Ichimoku è nella MetaTrader, andate su indicatori, questa è la voce navigatore che nel caso mai vi sparisse, ricordatevi che tutta la MetaTrader è in queste quattro iconcine, quindi il navigatore è questo, vedete, chiudete, riaprite. Indicatori, andiamo in ordine alfabetico, e andate a trovare l'Ichimoku, lo portate sul grafico, questo è un set, un insieme di indicatori effettivamente, una strategia vera e propria, qua ci sono le varie variabili, cliccate su ok. E questo è quello che la MetaTrader effettivamente propone. Ora chiudo, lista indicatori, tasto destro al grafico, lista indicatori, cancello tutto quello che c'è, pulito, vado a mettere il tuo template che nel frattempo mi hai inviato. Ed Ora, chiaramente. effettivamente vedete che è più carino, è già più operativo perché ci sono anche dei livelli di Fibonacci, attenzione qua. Molto più bello, direi. Sì, magari se zoomiamo e L'occhio vuole la vogliamo. sua parte proprio. Guarda, se vogliamo fare una, magari zoomare un attimino in modo tale da vedere meglio le candele. Andiamo magari su 15 minuti. Tenete presente che poi io Guarda. utilizzo anche una risoluzione un pochino più bassa per fare in modo che tutti possano vedere bene qualsiasi monitor, qualsiasi screen, qualsiasi computer abbiano. Questo è un 15 minuti del DAX di oggi. Guarda, se vogliamo, se mi vai cortesemente sull'orario, giusto per vedere la prima candela, perché noi c'è il future e il cash che sappiamo hanno due orari diversi. Se andiamo ad analizzare la prima candela del DAX di questa mattina, la candela oraria, quella del future dalle 8 alle 9, quindi uno, l'H1. Quindi metto un H1 e poi andiamo a vedere
Vedete sulla piattaforma, questo è un conto reale, giustamente, vedete orario, le 7, lo vedete sull'asse degli X sotto, c'è scritto, questa è quella di ieri, scorriamo, vedete, scorrete, andate dove volete, andate a beccare, questa è la candela danni di oggi, delle 7, quindi dalle 7 perché sul server reale c'è l'orario qua di Londra, il GMT, sul server demo tra l'altro vi dico che il GMT più 1, quindi l'orario italiano, quindi c'è questa piccola differenza. E l'orario che vedete dalla piattaforma è sempre l'orario della candela, di quando la candela apre, quindi dalle 7, cosa vuol dire? Che dura dalle 7 alle 8 di Londra, ok? Che di conseguenza saranno dalle 8 alle 9, perché il DAX lo potete tradare dalle 8 alle 22 orario italiano, ok? Se mi zoomi leggermente, magari mi inserisci quei livelli. Esatto, poi vi faccio vedere anche questa cosa. Se voi da grafico premete F8 e volete ad esempio i separatori di periodo così, avete questa linea verticale di quando apre una nuova giornata, lo potete fare. Quindi ripeto, da grafico F8, mostra separatori di periodo, potete togliere o mettere e se volete ce l'avete, se no lo togliete. Ok. Come si fa ad avere il template? Bah, guarda, bisogna essere i nostri clienti, ve lo distribuiamo. Allora, piccola informazione, se andate su File, apri scheda data, la MetaTrader vi apre la cartella di Windows dove è installata la MetaTrader stessa, andate su Templates e qua copiate il file TPL che riceverete se siete i nostri clienti. Questo, ok? Invece gli indicatori che riceverete vanno copiati su MQL4 Indicators e li copiate qua dentro. Chiudete, poi chiudete la piattaforma e la riaprite e trovate tutto in ordine alfabetico negli indicatori. Se invece caricate il template, lo trovate qua sopra e troverete il template che ho caricato prima. Puoi ripetere per favore i parametri? Grazie, dice Nelson, abbiamo parlato di parametri, per ora procediamo. Allora, Stefano, altre due cose che vorrei far vedere, perché nel template che io amo utilizzare, tra indicatori che ti ho mandato c'è la DX e i livelli simili al pivot. Dovresti averli a sinistra. Io utilizzo molto, allora, il sistema è completo, il sistema è completo, i puristi di Ichimoku adesso magari storceranno il naso. Ma diciamo che questo è un tipo di strategia che Osoda, che è il giornalista che l'ha creata, si può dire, ha dato il via a questa strategia, l'ha data al mercato nel 1800, 1970, quindi è un tipo di strategia che è sì attuale, ma però può essere ancora studiata, analizzata. Io amo utilizzare anche altre, mi piace ricercare, sono un ricercatore instancabile. Quindi utilizzo, dovrò utilizzare anche altri strumenti per trovare, ecco, delle alternative o delle conferme. Magari possiamo mettere anche giusto un altro indicatore che è il CAM Denny. Questo perché? Allora, se guardiamo in basso, sostanzialmente mi piace utilizzare una DX, in questo caso viene chiamato Advanced DX, non a 14 periodi ma a 13 periodi. Come istogramma, non è la classica visualizzazione che possiamo vedere dalla Ricorda un MetaTrader. po' più il MACD, diciamo, come Sì, visualizzazione. e questo è un tipo di visualizzazione che mi risulta comoda un po' per gli occhi, un po' perché, allora io qui vi metto due linee, mi metto una linea sul 25 e una linea sul 40, quindi possiamo far vedere anche per chi magari è neofiti come muoversi sulla MetaTrader. Traccio due rette sui valori 25 e 40, Stefano. Esatto. Perché quando parte un trend? Quando è significativo? Un trend è significativo quando ha valori di ADX sopra i 25. Il trend invece è forte, forte quando supera i valori di 40. Quindi a me piace utilizzare questa forma di ADX mettendo due rette su 25 e sul 40, in modo tale che io, senza guardare necessariamente gli incroci dell'ADX più dell'ADX meno, ho una visualizzazione immediata, ho anche il colore delle barre e non opero mai se siamo sotto i valori di 25, perché vuol dire che in quel caso rischiamo di avere solamente dei falsi segnali. Allora, quindi voi prendete la linea orizzontale in alto a sinistra, qua sopra, poi andate su 25 come ho fatto io, oppure, adesso vi spiego il trucchetto, l'altro livello è 70, 40, 40. 40, vedete, io tiro una linea, poi o la spostate, se no andate con il tasto destro, horizontal line,
proprietà, c'è scritto qua, e poi mettete 40, vedete, a occhio c'era andato un po' vicino, però, ok? 25,40 sulla DX. Poi, ripeto, quello che si vede un pochino in ritardo in streaming, pensa da casa, qualche secondo però. Dovreste averlo visto. Quindi hai questa impostazione. Ho questa impostazione che mi aiuta moltissimo nelle uscite. La DX dà una grande mano nelle uscite, non tanto nelle entrate, ti dà proprio una conferma della forza del trend, quindi ti permette di, oltre a avere la visualizzazione dell'Ichimoku, mi permette anche di avere una gratificazione, quindi una conferma che il trend effettivamente sta andando bene, sta cavalcando l'attimo, e mi è molto importante anche per quanto riguarda le uscite, perché quando tende a scemare proprio come intensità, quindi lo si può vedere dalla lunghezza delle barre, molto spesso anche il Ichimoku mi dà un segnale di uscita. In questo caso noi abbiamo il DAX ad un'ora, diciamo che già la giornata di ieri è stata una giornata un po' particolare, oggi forse ancora di più, non so quale sia peggio. Beh, c'è tendenza, diciamo, quindi per La carità. tendenza è forte, quindi diciamo che può essere comodo da una parte far vedere questo sistema come è fatto, ma è facile anche dire ok, adesso è in trend, è facile poter cavalcare un trend del genere. Facciamo una cosa, arriviamo un attimino al minuto, giusto per far vedere il movimento che ha fatto il DAX sul minuto dall'apertura degli Stati E Uniti. qua mi dirai che è una cosa interessante perché piace a tutti, quando si scende su questi time frame come M1 e M5, questo piace a tutti, perché non è facile trovare strategie o set di strategie che possano essere applicate anche su grafico a 1 minuto. Qua noto la particolarità anche della montagnetta sotto della DX, che vedete quando c'è un bel trend, vedete come diventa verde e fa questi picchi. Quindi magari su questi picchi, sulle inversioni, penso che le utilizzi più che altro a gestire in chiusura la tua posizione. Sì, se zoomiamo, magari giusto per vedere un po', dovremmo descrivere quantomeno cosa sono queste linee o medie che abbiamo qui davanti. Quindi dando una semplice zoomata, innanzitutto noi abbiamo due linee che possiamo identificare anche come delle medie. In questo caso parliamo della rossa, viene chiamata la Tenkan Sen, la blu viene chiamata la Kijun Sen, che sono due medie molto molto importanti, sono utilizzate sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le uscite. Diamo una rapidamente, anche perché riprenderemo il tutto nei prossimi webinar. La Tenkan Sen, che sarebbe la linea rossa, non è altro che una media dei massimi e dei minimi degli ultimi 9 periodi. Praticamente noi prendiamo le ultime 9 candele, facciamo la somma del massimo, la somma del minimo e la dividiamo per due. Adesso diamo proprio una cosa estremamente sintetica, mentre la linea blu, la Kijun Sen, è una media mobile che otteniamo con una formula. Praticamente dobbiamo guardare le ultime 26 candele, il massimo che ottiene il prezzo nelle ultime 26 candele, il minimo che ottiene il prezzo nelle ultime 26 candele, le sommiamo e dividiamo per due. Senza dilungarci troppo, pensiamo un po' sostanzialmente ad una media, pensiamo all'incrocio che hanno due medie nel nostro trading classico, e anche qui possiamo in linea di massima fare un tipo di analisi del genere. Ripeto, purtroppo abbiamo iniziato tardi, quindi dovremmo dilungarci e non è il caso. Guardiamo il colore blu che abbiamo qui, questo corpo, questo azzurrino. Queste non sono altro che l'ecumo, queste sono zone sostanzialmente che io posso utilizzare con termine di no trade, cioè sono zone in cui i falsi segnali sono talmente tanti, talmente numerosi, che io personalmente sconsiglio di entrare. Però sono estremamente importanti perché comunque anche a chi non conosce questa strategia Quindi già ci dai un'indicazione diretta che si trada al di fuori di entra dal di quest'ecumo. fuori. Adesso si vede solamente azzurrino perché nel pomeriggio, dall'apertura più o meno degli Stati Uniti, il trend sul brevissimo, chiaramente il trend del DAX è notevolmente cambiato. C'è stata una bella discesa fino
primo pomeriggio e poi c'è stata una ricopertura che ha portato comunque i prezzi a fare circa 200-240 punti, qualcosa del genere. E quindi questo è sul minuto, molti mi chiedono se è possibile, perché lo chiamano l'intraday. Premetto che diciamo che è un tipo di strategia che è stata studiata per il daily e poi è stata studiata per le commodities in primo momento, quindi stiamo un po' snaturando la vera natura del sistema. Ma con questi parametri che utilizzo io, che non sono miei, non voglio prendermi il merito di questo, sono parametri che sono stati utilizzati da un bravissimo trader della Polonia, Gregor Moskwa, che ho ascoltato dei suoi seminari, mi sono piaciuti e ho utilizzato anch'io questi parametri e ritengo che per i timeframe minori, per un lungo tempo sono stato ad avere praticamente mezzo un grafico in versione ridotta a sinistra, un grafico in versione ridotta a destra, con classici parametri da una parte dell'Ichimoku e questi parametri dall'altra parte. E ho verificato che in questo modo riesco a ottenere minori falsi segnali, perché poi il problema sostanziale dei timeframe minori è quello di avere, non che la strategia non funzioni, ma semplicemente che così si ha il rischio, no, anzi il rischio, la certezza di avere una serie di falsi segnali. Quindi 728-119 sono i parametri che hai già impostato nel tuo template, tra l'altro. Esattamente, sì, sono quelli che ho impostato nel mio template. Nel mio template, tra l'altro, ho inserito quell'indicatore che ti avevo chiesto prima, il countdown. Ah, sì, perché forse siamo su un minuto, ecco qui. Qua S1, perfetto. Io amo utilizzare anche questo indicatore, che è un po' diverso dai classici pivot point. Questo lo utilizzo prevalentemente sul DAX, in quanto ho riscontrato che il DAX su questi valori tende molto molto spesso ad essere attratto e quindi mi dà una conferma e una mano soprattutto nelle entrate, perché magari zoomando un attimino possiamo anche vedere. Allora, Sì, no, qui io preferisco zoomare con meno perché poi si vedeva questo forte trend sia al ribasso di questa mattina e poi tutta l'inversione a rialzo. Ecco, quindi lo stiamo un po' ammirando. Scusa se ogni tanto rizoomo sul meno, adesso ripristino. guarda, il DAX ha fatto un qualcosa che fanno spesso. Questi qui sono un po'. Il DAX viene chiamato la bestia stiraconti sostanzialmente, perché ti fa dei giochini un po' particolari. Questa mattina ha aperto in gap e facendo la prima ora una sorta di doji, di una doji candle, che è un tipo di candela che, per chi non la conoscesse, è una candela di indecisione, una candela su cui si va a tradare Ma la in. doji su che timeframe la vedi? Mi chiede giustamente in chat Carlo. Guarda, sulla prima. Io vedo che tu non hai probabilmente una doji, a me è una doji perfetta. È il time frame ad un'ora, praticamente la prima candela, quella delle 8, dalle 8 alle 9, quella che precede il candelone che poi è andato a ricoprire il left Ah sì, questa sì, la prima, after. sì. Sì, la prima. Voilà. Beh, la candela della prima ora frequentemente in molte strategie viene utilizzata come una possibile direzionalità per il DAX, infatti vedete rotto questo minimo, poi anche oggi c'è stato un bel movimento da 10.430 circa, siamo andati tra l'altro ai 10.263, il tuo indicatore evidenzia anche i pivot e i minimi, quindi fantastico. Sì, poi qui potete vedere su questo template io ho un indicatore che mi calcola in automatico i massimi e minimi, parlo del Fibonacci, infatti potete vedere a destra i vari valori, e questo mi permette di poter, mi dà una mano grandissima per quanto riguarda le uscite, perché ad esempio aspetta, provo a zoomare anche io sul mio, se andiamo a vedere il 5 minuti ad esempio, Stefano, Sì. 5 minuti nel pomeriggio, praticamente dopo aver fatto i minimi e aver ritoccato i minimi, l'indicatore praticamente si è fermato. Scusi, l'indicatore, il DAX, vedete queste due prime candele grandi. Si è fermato sui minimi proprio, si è fermato lì prima, in effetti c'è quest'area di congestione. Però possiamo vedere anche a destra i valori. Questo qui del Fibo, come
Aspetta, magari mettiamolo un po' più a destra. Con praticamente la. Io vedo qua S1 10.319, 10.250, 10.121, questi sono i valori che danno. Sì. Ora, e se guardiamo il minimo proprio della seduta, 10.263. sì, da lì praticamente è partito un bel movimento che ha portato i prezzi, guarda a toccare, se tu guardi l'indicatore, proprio il FIBO, guardi il Il massimo, 61,8 è arrivato poi di fatto però. se tu guardi la prima candela, cioè, scusa, la terza, allora, dopo i minimi sono stati fatti con una candelina che poi ha chiuso verde, poi ha fatto due bei candeloni verdi. Vedi, la terza candela ha fatto il massimo in spike sul 50% di FIBO. Sì, tra l'altro su anche la linea blu. Pinius dice: scusi, ma il FIBO viene settato su un minimo e massimo di giornata? No, non viene calcolato sul minimo di giornata, lo fa lui in automatico, massimo e minimo di periodo. Quindi sostanzialmente qui ha preso il massimo su 5 minuti dell'ultimo periodo, ha preso il minimo e lui in automatico mi calcola tutti i valori. Questi valori possiamo vedere subito, guarda, il rialzo è andato a fermarsi in maniera chirurgica, testando anche la linea blu, quindi la Fijun Sen, il 50% del movimento. Quindi praticamente da questo, dal massimo di periodo che era a 10.465 all'incirca, fino al minimi a 10.264, il movimento iniziale di recupero è andato a finire proprio sul 50%. Quindi qua il movimento di Fibonacci è stato calcolato tra questo massimo, quello di apertura tra l'altro, e questo minimo di cui stiamo appena discutendo. Il Coincide? 50% viene evidenziato, come vedete sulla destra, c'è cioè questa linea tratteggiata, e siamo arrivati lì. E questo è lo spike, adesso cancello tutto, evidenzio solo lo spike, di cui Donatello sta parlando. Una cosa che viene a me all'occhio, qua ci sono un po' di domande in chat, però la prima te la faccio io. È questo, la divergenza dell'RSI, RSI come dir si voglia, con questa candeletta che mi dà un segnale potenzialmente rialzista, perché c'è questa freccetta verde. Poi c'è questa inversione, questa è più o meno una doji, e c'è questa ripartenza sui tuoi livelli. Come la interpreti? Guarda, qui c'è stato una. Considera che molti si sono messi short sul minimo di seduta perché prima di questo minimo, possiamo vedere verso le mattinata, c'è stato il minimo proprio della seduta, il minimo precedente. Vedi, sono stati ritoccati di una decina di punti all'incirca. Se vai indietro di qualche candela, non prendi quest'ultimo minimo assoluto, esattamente. Molti si sono, posso garantire che l'ho letto sia su Facebook che in chat, si sono messi con dei sell stop proprio sotto un paio di punti sotto quel minimo, con uno stop abbastanza stretto. Quindi considera che molti stop hanno contribuito poi a questo movimento che ha Beh, questo portato sì, alla. sembra un po' la classica caccia di stop, c'è questo minimo, Esatto, si va un po' scavare sotto, qua c'è un invece è pattern. specializzato in Sì, questo. no, poi ci sono questi pattern di inversione abbastanza semplici da riconoscere. Ecco, qua mi piace anche notare che il tuo indicatore evidenzia un S1, un pivot point qua, e poi un 10.319, 10.319 scritta si vede qua in alto a sinistra, e poi 10.250. L'inversione viene fatta 10.263, quindi. Vedete, qua tutto sommato, io quello che voglio sempre far notare, dato che a me poi piace la semplicità del trading, qua c'è un kit di cose, incluso l'Ikimoku, pivot point, che comunque sono dei livelli orizzontali. È vero che ci sono due oscillatori, però sono molto semplici, l'RSI è uno dei più famosi, l'ADX anche, semplice, però danno sempre quel colpo d'occhio in più, ecco, quindi è una cosa abbastanza semplice, è un'inversione su un livello importante, su un livello pivot. Quindi di conseguenza nella vostra piattaforma vi dovete semplicemente installare i file che ricevete, apri scheda data, qua riceverete se volete, siete nostri clienti MQL4, indicatori, ricevete, copiate gli indicatori. Invece nella cartella templates copiate il singolo template con TPL, questo qua. Il template lo aprirete da qua in alto a destra, vedete in ordine alfabetico lo trovate, questo qua, Ikidani Fibo, anche bello il nome, perché è fatto da Donatello, Danni Lucente, quindi Danni, Ikimoku Fibo, perché ci sono i livelli di Fibonacci. Quindi siamo arrivati a questa cosa interessante, nel senso abbiamo capito l'inversione e tu concentravi l'attenzione su questo spike che si realizza sul 50%. Cosa vuol dire? Lì pensi di gestire la posizione o la tieni finché.
C'è un Allora, qualcosa. io qui ho praticamente, vedi, c'è anche il test della Chijun Fan, il test che comunque, la Chijun Fan, vedi, portare un'operazione long sui minimi, diciamo, contro trend, considerando anche valori di ipervenduto estremo, è qualcosa che io faccio, però chiaramente non porto, questo è solamente un tentativo di recupero. Anche con la forza dei stop che sono stati fatti saltare, però vedi già avere il test della Kijun Sen, il test preciso proprio del 50% del movimento di questa discesa di quest'ultimo periodo, chiaramente porta a chiudere le posizioni comunque, cosa che credo molti hanno fatto. Tant'è che poi dopo questo spike c'è stato il nuovo test per quanto riguarda questo supporto che abbiamo qui con questa retta rossa. E il test dall'alto della Tenkan Sen, cioè di questa me nostra media rossa, che vedete sta andando verso l'alto, la Kijun Sen sta andando verso il basso, fino ad un tentativo di incrocio. L'incrocio c'è stato e effettivamente ha portato i prezzi nuovamente a ritestare il 50% di Fibonacci, fino ad arrivare a dei valori praticamente che è andato a ritoccare. Vedi in alto all'altezza di area 10.390-392, praticamente abbiamo un altro livello di FIBO molto molto importante che è il 61,8. Quando mi colpisce queste linee che il sistema poi evidenzia, da questo massimo c'è questa trend line e da questo minimo c'è questa trend line. Queste quando è che vengono tracciate? Perché qua evidenzia proprio anche una compressione triangolare che poi. Esattamente. Queste quando è che vengono tracciate? Lo Quando. fa lui in automatico, praticamente lui prende i massimi, considera anche gli spike. Diciamo, lui non tende con questo a tracciare il trend perché non sempre sono perfette. A me mi dà anche un aiuto un po' a livello proprio di occhio. A me quello che mi piace è che senza dover io necessariamente andare a prendere il FIBO dalla MetaTrader, ho la possibilità di poter visualizzare questi valori in un arco di tempo ridotto, perché in questo caso stiamo parlando di un time frame che è 5 minuti, quindi non ho interesse a piazzare il Fibonacci sul massimo e sul minimo della seduta. Diciamo con un time frame talmente così basso non lo ritengo la soluzione migliore. Preferisco utilizzare un massimo di periodo, in periodo inteso come può essere un'ora, può essere 2 ore, diciamo un massimo significativo come quello che possiamo vedere qui sul 100%, quindi in area proprio 4.465, e un minimo importante che è quello che poi è stato effettivamente il minimo di seduta. Allora, qua facciamo un po' di ordine perché io ho ricevuto penso 20 domande sui time frame, nel senso le domande sono quali sono i time frame a cui tu Donatello fai più affidamento e soprattutto se vai a variare le impostazioni a seguito della variazione dei time frame. Ho ricevuto diverse domande sui time frame che ti ho riassunto con queste due, quindi quali sono i time frame che utilizzi maggiormente e se cambi le impostazioni a seconda del time frame e poi qualcun altro chiede giustamente se è anche applicabile alle valute. Allora, qui diciamo che teoricamente il titolo era Cimoco applicato al DAX, e qui chiaramente non stiamo facendo solamente Cimoco, stiamo facendo anche analisi tecnica pura, perché ritengo che il Cimoco abbinato, senza creare un minestrone, perché già il Cimoco ha comunque le sue medie, ha comunque queste nuvole che possiamo vedere di colore. Allora, come ho detto prima, il sistema, questa strategia è studiata per time frame alti. Time frame alti significa il 4 ore e il daily. Questi sono i due frame. Io amo utilizzare il 4 ore con le valute, ti dico la verità, perché è proprio un sistema fantastico. Poi quando andremo, ecco, ad analizzarla, magari nei prossimi seminari dedicati in maniera vera, proprio sul sistema, quindi faremo anche molta molta operatività in real time. E quindi proprio con delle entrate vere e proprie, la gestione quindi proprio del trade, dove Donatello, meglio. questo è un conto reale, quindi se dobbiamo piazzare eseguiti io ci sono, non è un problema. Ci sono, operativo. Va bene, bene. Beh, è un orario per il DAX un po' disgraziato, magari sulle Sì, magari valute adesso facciamo una piccola sono. carrellata, perché un po' di persone ci hanno aspettato per vedersi il seminario, quindi poi magari. Allora, io quello che già comunque voglio dire è questo, nel senso che voglio semplificare un po' la cosa, io sono sempre quello che tende a farla semplice. Qualsiasi time frame voi scegliate,
E soprattutto timeframe inferiori sul DAX, che è uno strumento che è bello tranquillo galoppa, poi con il CFDD Swissquote lo tradate a un euro punto, quindi già vi risolve molti problemi che non sono i 25 euro punto del future. Vedete qua è la fuoriuscita dalla nuvola dell'Ichimoku. Poi vi voglio anche un po' tranquillizzare, perché come giustamente diceva Donatello, questo è anche un po' un momento per riunirsi e partire a parlare di Ichimoku. Poi datemi anche voi dei feedback anche sull'orario di questa sera, perché vedo che abbiamo 150 persone collegate, quindi pare che piaccia, ecco. Datemi, perché io quello che poi voglio fare è anche un po' una piccola accademia dell'Ikimoku, dove si parla di questo set. Già in passato facciamo dei webinar approfonditi sull'Ikimoku, però voglio riprendere il concetto, poi il tempo è passato, Donatello ha portato anche delle innovazioni, quindi vorrei proprio riprendere il concetto da capo. Quindi quello di questa sera non deve essere visto come un punto di partenza, ma un punto per capire come si lavora, più o meno. Poi magari, che ne so, settimana prossima, adesso decideremo una data, un orario, andiamo a delineare invece più un percorso, quindi capire esattamente come si costruisce tutto il set, la strategia dell'Ikimoku, perché poi vedete che l'Ikimoku è un punto di partenza, nel senso che poi qua ci sono anche i pivot point, c'è Fibonacci, ci sono addirittura anche dei trend line, ci sono la DX, l'RSI, quindi comunque anche dei classici dell'analisi tecnica, e quindi qua c'è proprio uno studio personalizzato di Donatello, perché non è che si limita all'Ikimoku, si limita ad uno studio, però Questo attenzione perché sono. poi ci sono anche degli indicatori template che in automatico dà dei risultati e quindi può già essere utilizzato direttamente. Posso, Stefano, e considera che qualunque cosa vedrai nei miei grafici è sempre frutto di notti insonni. Ah, quello lo Per capisco, lo capisco. me non è un problema condividere, io non ho alcun problema. Insomma, ecco, c'è chi invece preferisce portarsi nella tomba qualunque cosa, io non ho alcun problema, anzi, se posso aiutare nel mio piccolo a vincere il mercato, questo grande, diciamo, questa famosa Davide Golia, far parte per una volta dei forti, a me non dispiace. Quindi non è un problema poter condividere e far vedere come questa strategia è fantastica già da sé, come abbinandola a qualcosa di estremamente semplice, perché poi alla fin fine la DX, l'RSI, i livelli pivot, che poi non sono propriamente i livelli classici pivot, però poi li analizzerò. Michele dice aiutate come se aiutate, quindi ti ringrazio. Guarda, io per continuare a farla semplice, qua le prime due cose che vedo a occhio è la fuoriuscita, sia verso l'alto che verso il basso, al di là del colore della nuvola e del nome della nuvola, porta ad un trend marcato. Ad esempio, analizziamo questo trend ribassista che ha portato. Vabbè, andiamo col nero che magari stacca un po' di più, vedete? Qua c'è questo Chiaramente il movimento rosa è ribassista, no, però rende sotto la molto bene. nuvola, il trend è negativo, il trend è ribassista, sopra la nuvola, e quindi in pratica noi qui in questo caso a destra abbiamo questa nuvola, l'accumo, che poi ripeto analizzeremo e vedremo perché è fatta in quel modo e cosa significa, perché sta avanti ai prezzi e non dietro. Quindi in questo caso i nostri prezzi sono sotto questa nuvola, quindi il trend già ci fa vedere in maniera visiva, con uno schiocchio di dita, che siamo in un trend ribassista. Sarebbe molto interessante una serie di incontri su Ikimoku, dice Marco, sì, infatti sì, lo faremo, anche perché poi è una cosa semplice, nel senso, io continuo a evidenziare proprio la semplicità, nel senso, qua c'è un trend ribassista che parte qua. Allora, quindi io qua posso dire, se prendo questo treno ci sono bene, cerco di shortare e dentro. Ora, la situazione attuale del DAX è che invece siamo a 10.392, almeno su questo time frame, è normale che dipenda anche dal time frame che si va a utilizzare, quindi ci stiamo ormai avvicinando all'ingresso nella nuvola, è ormai inevitabile. Quindi se non sono in posizione, sicuramente non apro una posizione qua che siamo un po' nel limbo, aspetto piuttosto, Donatello confermami, che il prezzo andrà qua dentro di fatto e poi sulla fuoriuscita di questa nuvola piazzerò il mio trade. Esattamente, esattamente. Guarda, anche se andiamo un bagno un pochino a ritroso nelle candele, c'è stato un test, praticamente. Se guardi quelle nuvole, scusa, se guardi quelle candele che vanno a cozzare proprio sull'Akumu azzurra, andando ancora a sinistra, sì, praticamente un po' più, guarda, Vabbè, lì c'è poi stato. qua siamo in prossimità dei 10.004 che io segnalo ormai da tempo come livello prima di resistenza, da tanto che lo seguo, poi di supporto, adesso ancora di resistenza, ci andiamo a cozzare, qua si vede bene anche dall'Ikimoku che effettivamente questo 10.004, che poi di fatto è il prezzo attuale, siamo a 10.392, è un po' lo spartiacque, ecco, quindi vedete anche qua si vede quante volte il prezzo è salito, uscito dalla
dalla nuvola lì dentro, poi l'ha testato di nuovo, poi da lì è partito il trade. Quindi vedete Guarda, come è questa molto fuoriuscita di questa simpatico. nuvola abbia portato ad un trade molto forte. Guarda, volevo far vedere una cosa, Stefano. Prima di questa retta nera, vorrei far vedere il momento in cui i prezzi vanno a toccare, quindi a testare la Kumo azzurra. Quindi praticamente parliamo delle due di ieri all'incirca. Vai un po' con il cursore, un po' più avanti. A testare la Kumo azzurra, quindi qua, Sinistra, sinistra, io ti sinistra. direi ieri qua, siamo stati No, no, qua, no, siamo no, no. stati Guarda, volevo qua, far vedere proprio una siamo cosa, stati qua. è molto carino. A sinistra ancora, scusami. Ancora, ancora. Sopra, sinistra, poco, poco sinistra. Fuoco, fuoco, acqua, acqua. Alto, alto, poco alto. Ok, guarda, vai alla parte superiore di questo trattto di. Adesso c'è la griglia, quindi. Sono di millivelli, così ci capiamo, Eccoli, dimmi. eccoli lì, eccoli. Vedi quel momento lì? Vedi come più volte i prezzi vanno a toccare la Kumo lì in quel momento? Oh, cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento, se ci vai col cursore, magari lo si può far vedere meglio. Qual è stato un momento della giornata in cui i prezzi sono andati a testare più volte la Kumo? Dopodiché c'è stata una. I prezzi hanno rimbalzato da questa Kumo, portando praticamente ad una prima candela verde. E c'è stato un momento in cui lo si vede un po' piccolino, magari se vogliamo zoomare leggermente, Stefano. Mi senti? Sì, sto cercando di capire esattamente, perché prima hai detto una giornata di ieri, adesso non sto capendo dove sei. No, 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 perdonami, no, 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 no. Rimetti come prima, non ho detto la giornata di ieri, cioè mi sono sbagliato, l'ho detto ma sbagliando. Perché io sto capendo che siamo qua su questi livelli, quindi No, sempre allora 10.400 dalla rimetti giornata del questa mia. 20. Allora, no, è il 20, no, perché sono col tuo, il 21, date le 21, esattamente lì, sì. Io Ah, ok, allora ho capito bene. vedo piccoli piccoli Perché nuvole, quel livello è stato testato e nuvole. ritestato e già. Ma infatti guarda, a me poi piace sempre la cosa, scusa, se insisto sulla semplicità, perché qua c'è una fuoriuscita del livello. E qua poi effettivamente parte un trend. Adesso, al di là del fatto che magari uno se lo possa essere perso, però su questo livello dove stiamo insistendo ora, 10.400 del 21 settembre del DAX, vedete che il prezzo è ritornato dentro e poi è uscito. Quindi, tutto sommato, tutto questo trade a rialzo viene preso, ecco, poi bisogna sempre gestire il trading oppure capire quando uscire al ribasso, però vedete che come sistema, adesso è anche molto semplice da utilizzare. Luigi nel frattempo dice, ciao, cosa indicano le aree color nocciola che compaiono sul grafico? Andrea dice, l'advanced DX in cosa è diversa dalla DX? Mi sembra che sulla MetaTrader non ci sia. Allora, ripeto, qua è un set di cose che però Donatello dà, nel senso che sono tutti indicatori che Donatello ha, che tra l'altro sono questi, ok? Questo è un set, questo è il TPL, il template, questo leaky danni FIBO. Una volta caricati gli indicatori, come ho mostrato più volte, nella MetaTrader, quindi la MetaTrader è bella perché se non c'è un indicatore, te lo importi, te lo copi semplicemente e poi basta, lo carichi in automatico attraverso il template che Donatello ha fatto. Il template lo troverete qua dentro. Non abbiamo tempo ovviamente di approfondire tutto in così poco tempo, quindi l'appuntamento di questa sera era per iniziare a parlarne, ok? Poi è normale che dobbiamo fare un piccolo master sull'Ikimoku e tutto questo template, però quello che voglio farvi capire, davvero insisto, scusate, è la semplicità. Adesso è vero che ci sono un po' di linee sul grafico, che poi le linee che un po' sporcano sono proprio i pivot points rossi, sono semplicemente dei livelli orizzontali. E poi vedete voi già portate questo concetto della fuoriuscita dei prezzi della nuvola, poi tutte le altre cose le vedremo nel corso del tempo. Adesso dice, il colore delle nuvole, se blu o rosa, è importante? No, io ho scelto questi due colori perché li ho provati tutti quanti per evitare di Vabbè, stancare gli sì, perché occhi. Sì, decisamente rispetto al template della MetaTrader non c'è paragone, ecco, quello della MetaTrader è molto appunto, più bruttino. io avevo bisogno di due colori che non stancassero gli occhi e che mi dessero comunque immediatamente visivamente capire se siamo in trend Beh, poi rialzisti, va bene sia ribassisti. per i maschietti che per le femminucce, ecco, Esatto. l'azzurro e rosa, va bene un po' tutto. Molto interessante, spero facciate un master su Ikimoku. Ecco, guardate, io aggiungo ancora, finisce la tua analisi danni, poi non andrei Guarda, troppo io adesso oltre voglio perché far avremo vedere davvero tante cose da una dire. cosina. Guarda, su questi, sempre volevo ritornare in quel punto che hai indicato adesso con l'indicatore, col cursore, in quel 21, quando più candele sono andate a testare la Kumo.
praticamente. Se scorri due o tre candele avanti, se puoi andarci magari con il cursore e far capire dove siamo, parliamo sempre del 21, verso le 2, intorno a quell'orario lì. Sì, tenete presente che da quando io proietto, quando voi mi vedete da casa, dato che c'è un po' lo streaming, ci sono 6 secondi, 5, dipende dalla velocità di connessione, non sono io che sono lento. Ok. Praticamente questo, allora, è un pattern che non analizzeremo adesso per motivi di tempo, che verrà magari analizzato più in là. Vedi, c'è un momento in cui la candela, i prezzi, scusami, acquistano un bel vigore, cioè, in quel momento c'è la fan cancel, la chiusure cancel, quindi la rossa e la blu tendono ad avvinghiarsi l'un l'altra, se lo si può Sì, vedere. Oh. In qua quel momento riprendiamo l'avvinghio, facciamo un quadratino l'avvinghio sull'avvinghio. praticamente con una tendenza abbastanza delineata, nel momento in cui si lasciano sostanzialmente, un po' quasi, ti ricordi un po' come l'alligatore quando praticamente tendono ad aprirsi le fauci? Molto romantico questo seminario, prima abbiamo parlato di azzurrino e rosa, quindi maschio e femmina, adesso dell'avvinghiamento, quindi vedete. Lì praticamente questo è un tipo di pattern che andremo ad analizzare, che porta molto spesso come posso dire, diciamo, una sorta di un terremoto. Praticamente i prezzi acquistano un vigore e partono per un trend bello, bello, bello forte. Bello Tant'è che, marcato. sì, tanto che qui dai 10.500 all'incirca siamo arrivati fino ai 10.715. Questo praticamente vedi come tendono dopo essersi avvinghiati, si lasciano e la media rossa, la Tenkan Sen, accompagna, che è la media più veloce, accompagna i prezzi fino ai massimi, senza mai avere una chiusura al di sotto di essa. Ok, questo è chiarissimo. Ora ho fatto un azzardo, nel senso ho zoomato e sono andato su M1 perché M1 e M5 piacciono tutti, piacciono anche a me, anche per carità, anche se preferisco attività in frame come 15 minuti sugli indici, l'H4, l'H1 sulle valute. Però, giusto per fare proprio la cosa semplice, mettiamo un grafico un minuto. Grafico un minuto, è normale che se voi fate trading con l'Ikimoku non è che avrete moltissimi segnali, perché tutto sommato poi farete trading soltanto quando si verifica la condizione del fatto che il prezzo possa uscire dalla nuvola o meno. Ok? Quindi se facciamo proprio un calcolo velocissimo, vedete qua è uscita a ribasso. Poi c'è un altro, adesso magari lo evidenzio pure. Quindi qua c'è un'uscita a ribasso del prezzo, qua c'è un rientro del prezzo. Qua c'è un'uscita a ribasso del prezzo e qua c'è tutto un trend fortissimo, ok? È normale che magari bisogna avere la pazienza di prendere più eseguiti quando si rientra dalla nuvola, magari si esce. Già, adesso è giusto per magari iniziate a fare questo esercizio, poi quando magari partiamo con il master sull'Ikimoku utilizzeremo altre cose, proprio l'Ikimoku lo studieremo meglio e l'Advanced ADX, l'RSI lo approfondiremo, però fate nel frattempo magari. Adesso decidiamo la data, magari vediamo se riusciamo a combinarla già per la settimana prossima, dato che un po' tutti mi avete scritto che volete assolutamente partire. Vedete che tutto sommato quando parte un trend sicuramente ci siete. Guardate anche qua la fuoriuscita poi del prezzo dalla nuvola rosa, questa è la fuoriuscita del prezzo verso la nuvola azzurra, verso l'alto, vedete poi il trend che riuscite a prendervi. Ok? Quindi già magari iniziate, io lascerei con questo spunto, Danni, poi magari tu hai qualche indicazione migliore. Dato che ci è stato chiesto dell'euro-dollaro, vorrei andarlo a vedere velocemente. In questi giorni abbiamo avuto dei trend bellissimi, scusa, l'euro sulla sterlina, ad esempio. Ah, guardate, quello ci stavo pensando prima oggi con un cliente, parlavo di questa cosa. Tendenzialmente i trend in questo momento sono proprio su quello che hai detto tu, Danni, la sterlina, lo yen, l'euro-dollaro è una fase davvero di congestione, una rottura di scatole. Io però voglio piazzare un trade. Euro-sterlina non posso farlo perché stiamo tornando verso l'accumulo su 4 ore. Vediamo Standard & Poor's, il Dow Jones in chiusura, il Il Nasdaq, che ci loro dice. yen, ho provato a guardare, che prima ha dato un segnalino non male. Allora, vediamo un minuto sugli indici americani che stanno. Ecco, vedi qua, ad esempio, questo minuto, questo è il Nasdaq. Il Questo è il Nasdaq, guarda Nasdaq. che movimento. Vi faccio vedere questa cosa veloce, questo velocissimo. Tra l'altro io questo ve lo posso inviare, c'è tutta una cosa a parte, questo ve lo posso inviare anche subito. Money Management Indicator, ma vado sull'Expert. Allora, l'Expert Advisor che abbiamo fatto creare, molto semplice, abbiamo presentato a Firenze e Roma questo weekend precedente, abbiamo fatto dei seminari. Allora, voi avete l'Expert Advisor che vi dice
Quanto vuoi rischiare in percentuale rispetto al tuo conto trading? Io quello che vi chiedo è di fare trading. Se volete fare trading, fate trading in reale. Ci mettete quello che volete sul conto trading. Se volete, noi siamo qua per questo. Ci parliamo, ognuno ha la sua situazione economica, atteggiamento a rischio completamente diverso. Quindi, voi quello che dovete decidere è qua quanto rischiare. Io posso rischiare il 6% di un trade, posso rischiare quello che voglio. Supponiamo lo 0,5. Okay? È meglio fare trading rischiando lo 0,5 a posizione su un conto reale che fare trading in demo, che tutto sommato un approccio completamente diverso. Metto ok. Vedete? Qua avrò, adesso per carità, ci sono un po' di linee in più su questo grafico perché c'è anche il template di Danny. Adesso zoom un pochino. Avrò una linea rossa, però il tuo pivot point c'ha pure la linea rossa, quindi devo capire dove è una piazzata. Eccolo qua, questa linea rossa sopra. Vedete, supponiamo che io voglio fare un trade. Vedete che sto spostando questa linea rossa, mi date conferma, ok? Supponiamo che voglio fare un trade ora perché il Nasdaq sta uscendo la nuvola verso il basso e metto uno stop magari fuori dalla nuvola, ok? Vedete, in basso a sinistra con delle informazioni risk 0,50 perché l'ho detto io. Il sistema mi va a prendere il fatto che io sul conto trading ho 5.317 euro l'equity in questo momento, ok? E dice: ok, dato che il Nasdaq vale un dollaro punto e tu vuoi mettere lo stop loss lì a 4.868 mentre il Nasdaq sta battendo un determinato prezzo che è 4.861, lui ti calcola la distanza tra punto di ingresso e punto di uscita e stop loss che tu gli dici mettendo quella linea rossa, quindi spostandola, fai tutto fisicamente dal grafico e poi ti dice anche il rischio rendimento della tua operazione, che in questo caso è davvero molto alto perché va a pescare questa linea verde che tu vai a muovere. Ad esempio, se volessi dare ora un take profit, dove possiamo metterlo? Magari su questo R1, un pochino prima. Ok, adesso voglio fare una cosa abbastanza semplice. Quindi vedete, ho spostato la mia linea verde e sotto mi dice, guarda, tu dovresti entrare con 7 contratti, ok? E il tuo rischio rendimento è di 1 a 5, normale che si muove perché il prezzo del mercato si muove, ok? Quindi stai rischiando 1 per ottenere 5. Vuoi farlo? Se vuoi farlo, fai place order in alto a destra. Poi ti esce la conferma, vedi? Piazza un ordine short di 7 lotti, livello di ingresso, stop loss, target. Vuoi procedere? Gli dici sì e ti fa l'eseguito. Ok? Adesso io vorrei farlo, però su un qualcosa un po' di più tranquillo perché questo è un minuto, però voglio farlo. Vedete, questo è un 5 minuti. Ecco, una cosa che sto notando adesso, Dani, e ti chiedo proprio la domanda. Vedi, su un M1 avevo un segnale ribassista. Se ora su un time frame superiore come il 5 minuti, ho invece un trend assolutamente galoppante. Vedete, da questo livello, quando c'è stata l'uscita dalla nuvola, da 4.834 a 4.862 attuali, il Nasdaq è molto long. Quindi, ad esempio, se ora io fossi in posizione, non lo sono, sicuramente metterei un trailing qua sopra sull'Akumo. Può essere una cosa interessante questa? Sulla Sì, guarda, nuvola. stai su 5 minuti, il Nasdaq è molto interessante il movimento che ha fatto qui, c'è stata una bella rottura della nuvola con un test che è simile a quello che noi abbiamo visto sul DAX, ti ricordo che abbiamo visto il 21 settembre, anche qui c'è stato nel pomeriggio proprio verso le 5 e mezza all'incirca, proprio un triplo test con una doji dell'Akumo rosa che ha portato poi ad un'esplosione dei prezzi fino a livello. Quindi praticamente entrando, aspetta che prendo il cursore dalla tecnica come la vedo io, praticamente saremmo entrati a 4.839 e uscendone a 4.861 praticamente. Quindi Scendere perché? Perché c'è l'inversione della No, DX? uscendone perché io amo utilizzare la Fujian Sen, quindi la linea La blu, blu, ok, questa qua. diciamo, mi piace portare i prezzi in trailing e una chiusura sopra, chiusura passiva, quindi non il semplice tocco come si può avere in spike, quindi una chiusura sopra o sotto della Fujian Sen, quindi della questa media blu, preferisco quindi uscire dalla posizione. Una chiusura sotto di questo valore l'abbiamo avuta mezz'ora. 1, 2, 3, perché tu hai l'orario
Sì, comunque abbiamo Ecco capito il livello, la logica del livello. lo lì, Quindi è insomma. interessante questa cosa del multi-time frame, nel senso io magari posso già fare trading soltanto sulla fuoriuscita dei prezzi rispetto alla nulla dell'Ikimoku, però l'approccio time frame potrebbe essere sempre preferibile, perché in effetti prima io in maniera un po' veloce volevo fare questo short sul DAX, sul Nasdaq, però M5 e M15 sono palesemente in tendenza rialzista, quindi questo potrebbe già essere un'ottima indicazione. Però un trade lo voglio pensare, fatemi pensare L'M15 un po'. è Vedi anche lo Standard & Poor's sta rientrando nella nuvola. una sola cosa che non abbiamo detto che è fondamentale, vedi c'è una linea verde nel grafico, che è una linea che Linea è verde, fan, sì. quella è una conferma, è fondamentale quando si parla di Cimopo, non menzionarla è veramente una bestemmia. Questo lo andremo ad analizzare quando parleremo di seminari, però è una conferma fondamentale, in quanto in questo momento vedi i prezzi sono questa circostanza, questa media, quindi questa linea è sopra i prezzi. Quindi se io ho questa linea sopra i prezzi non apro posizioni short, mai, mai. Al Se tu hai la contrario, linea sopra i prezzi, sopra i non apri prezzi. posizioni short. Non apro posizioni short, al contrario, se è sotto i prezzi. Scusa, io sto facendo una carrellata per andare a cercare un trade. Quindi, se è sopra i prezzi, non apri lo short. No, perché io ho una conferma che il trend è al rialzo. Chiaramente sto sotto, sto in questo momento sul 5 minuti, sul 15 minuti, un po' anche il 30 minuti. No, sul Nasdaq, per il momento no. Dovresti cercare, se vuoi un trade un po' più sicuro, magari. A mio avviso poi anche questo, vedete che serve, quello che incito sempre un pochino io l'ho fatto anche un po' apposta, anche Donatello è molto attivo su queste cose, nel senso mi piace condividere dei trading, quindi ho creato un canale apposta che si chiama Stefano Gianti Squeezecot, non perché faccio di cognome Squeezecot, ma per diversificarlo rispetto a quello personale, dove lo utilizzo per condividere dei trading, quindi utilizzatelo, sfruttatelo, postate anche voi quello che. Perché poi vedete, è normale che bisogna anche trovare l'opportunità, eccetera. Quindi se uno la trova e rende partecipi gli altri, non è assolutamente male. Attenzione, qua c'è un dollaro australiano. Dollaro australiano a 15 minuti, vicino a un R2. Audi S&P? AUD/USD. Sì. È vicino a un R2, quindi a mio avviso ci potrebbe essere un'opportunità di trading, dato che siamo vicino ad una resistenza, penso che sarà più probabile che esca short sotto questi livelli, quindi siamo ancora un po' in maniera prematura. Anzi, però facciamo così. Dato che questo tool prevede anche l'inserimento di ordini pendenti, dato che ovviamente è stato fatto bene. No, voglio piazzare il trade, piazziamo il trade. Ecco, adesso sono un po' in difficoltà perché tu hai le linee rosse di pivot point e non becco più dov'è la linea Puoi anche rossa. toglierle, tanto non fa nulla. Ah, la DV sarebbe, no. Perché sono rimaste? Listo oggetti, No, devi cancello. andare sull'indicatore. Eh sì, adesso. No, No, devi così, su. così, così cancello tutto. Allora, facciamo così, rimpostiamo il Se no puoi FIBO. farli manualmente uno per uno. Tasto destro, cancella. No, va benissimo così. Allora, giusto per far vedere a tutti. Quindi, io mi prendo il mio bel Expert Advisor. Okay. È stato creato come expert advisor non perché sia un sistema di trading, ma perché deve anche inviare l'ordine mercato. Okay. Quindi, io posso dirgli, Money Management Indicator, voglio rischiare, che ne so, quello che volete, piuttosto rischiate lo 0,5 come fattore di trading reale. Okay. Poi, avrò le mie due linee, una rossa e una verde. Se voglio mettere l'ordine pendente, gli posso anche cliccare su Market. E vedete che poi diventa pending e quindi mi apparirà una linea blu per andare a inviare l'ordine. Ok? Quindi, allora, supponiamo che io voglio andare a vendere sotto l'uscita di questo livello, voglio mettere uno stop loss sopra la nuvola,
e voglio dargli un take profit, che potrebbe essere quest'area di resistenza precedente, o anche magari un pochino più vicino a questo. Vabbè, facciamo quest'area di resistenza di supporto precedente. Quindi qua ho delle indicazioni, rischio 0,50. Lui ti va a prendere il fatto che tu vuoi rischiare lo 0,50 del saldo che tu hai 5318, quindi ti dice che devi aprire questo numero di lotti. Quindi tu potresti andare a mettere qua 0,10 lotti e fare l'eseguito e poi mettere stop loss e take profit. Ma, e questo sarebbe l'indicatore, invece utilizzando l'expert advisor c'è proprio la possibilità di inviare l'ordine, ok? Poi se questo lo volete vi mando proprio tutto il kit, c'è anche dei video, un video di 20 minuti che ti spiega esattamente tutto quello che si può fare con questo, come si installa, eccetera. Quindi piazza un ordine short di 0,10, ok? Limite a 0,7641, stop loss, target, quindi un piccolo riassunto, vuoi procedere? Sì. Ok? Una volta che tu vuoi procedere, lui ti piazza l'ordine, ok? Quindi se è un ordine a mercato ti fa l'eseguito, se è un ordine pendente come in questo caso ti mette l'ordine pendente, quindi ti dice di vendere 0,10 dollaro australiano 0,7648, stop loss a 0,7676, take profit a 0,7615, che ovviamente se poi vuoi modificare lo puoi fare tranquillamente. Io facendo trading in questa maniera mi sento molto tranquillo perché so che sto rischiando quello che voglio io, lo 0,50, il 2%, il 6%, quello che volete. Io ho fatto anche delle ottimizzazioni su quanto si può rischiare, qua c'è un mondo a parte, ne parleremo in altri seminari per carità, oppure c'è sempre la possibilità di sentirci personalmente. Ci mancherebbe, però mi raccomando, utilizzare un tool di questo tipo è un'ottima cosa perché voi avete con quello che abbiamo visto questa sera la possibilità di fare trading con una strategia anche abbastanza semplice. Poi mi riprometto di partire con questo master Ikimoku. Però mi raccomando, non sottovalutate la gestione del rischio perché io di persone che fanno trading con una strategia vincente e poi alla fine del mese riescono pure a perdere, ne ho visti perché io lavoro per società in intermediazione finanziaria dal 2010, quindi ho parlato con non so quante persone che fanno trading, sia con persone che hanno poco, con persone che hanno fondi, che gestiscono soldi di terzi, quindi mi raccomando, questo non trascuratelo, è davvero fondamentale. Franca mi dice, io potrei riceverlo, guarda, noi diamo tutto, massima disponibilità ai nostri clienti che abbiano un conto reale, che facciano trading con noi. Noi abbiamo un percorso formativo assolutamente gratuito, offriamo ottime condizioni, ottimi prodotti, il DAX anche a 1 euro, non a 25 come future. Io l'unica cosa che chiedo è che voi facciate trading con noi, quindi ad esempio questo software è compatibile soltanto con i server Swissquote. LTD è normale che si può utilizzare con Swissquote, non si può utilizzare con un altro intermediario. È anche un discorso di correttezza perché facciamo tutto gratuitamente. Io creo di fatto una community che faccia trading, che porti avanti idee di trading e per questo abbiamo invitato questa sera Donatello Lucente per parlare delle sue strategie. Qua mi dice USD Yen time frame H1, andiamo a vederlo prima di chiudere. Poi vedete, dovevamo chiudere, però siamo talmente appassionati che siamo H1 dollaro Yen. H1 dollaro Yen, qua un po' troppo tardi perché ha fatto questo movimento, vedete qua sopra, questo è anche un bel pattern di inversione, e poi ha invertito. Questo c'è una compressione triangolare, questo va seguito, a mio avviso potrebbe ritornare nella nuvola e poi fuoriuscire, quindi per ora il trade bisogna un po' rimandarlo qua. Vabbè, abbiamo piazzato questo sul dollaro australiano, questo è un buon trade a mio avviso. Tra l'altro quello che vi voglio anche far vedere poi davvero chiudo, consiglieri esperti in proprietà, voi volendo, nell'ultimissima versione che abbiamo fatto, che vi posso inviare tranquillamente su richiesta, abbiamo fatto anche la possibilità di inserire un commento, quindi piuttosto vi dico scrivetemi per ricevere un po' il tutto, la mia mail è stefano.gianti@swissquote.com, ok? Oppure questa è la mail generica che è info@swissquote.it, come volete, 800 148 261 il nostro numero verde, swissquote.it è il nostro sito. Se non avete ancora un conto trading con Swissquote, non perdete l'opportunità di fare trading con tra le migliori condizioni di trading, direi, è un ottimo servizio di analisi e formazione e poi soprattutto il fatto che siamo un intermediario assolutamente affidabile, regolamentato dalla Financial Conduct Authority e detenuto da una banca svizzera, quindi mi raccomando, non sottovalutate questi aspetti che sono davvero fondamentali. Cosa dirvi ulteriormente? Grazie mille Donatello, perché tutto Grazie a voi, sommato grazie Stefano e questo. grazie a chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a quest'ora. Vabbè, per me è un percorso importante, nel senso chi
Io noto anche questo, finisco con questa piccola conclusione, nel senso chi vuole iniziare a fare trading, chi già fa trading, a volte si perde un pochino, quindi mi raccomando, se voi avete intenzione di fare trading, non avete strategie, seguiteci tranquillamente, già questo è un kit di strategie davvero molto molto interessante, quindi a brevissimo troverete sulla nostra pagina su wiscot.it in alto a destra la possibilità di vedere anche i seminari per ottobre caricati. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona serata e un buon trading. Buonasera a tutti. E come al solito vi lascio in compagnia del nostro fantastico disclaimer.